Scompariva un anno fa il procuratore aggiunto di Napoli Filippo Beatrice, esperto di anticamorra, apprezzato da tutti nell'ambiente per le sue straordinarie doti professionali ed umane. Ieri pomeriggio nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, un pomeriggio di dibattito e riflessione sulla tutela dei diritti e delle libertà è stata occasione per ricordarlo alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, dei familiari e di tanti amici e colleghi intervenuti per rendergli omaggio. Unitamente a Nida in particolare, solo ho voluto fortemente questa iniziativa perché Filippo Beatrice è stato ed è un patrimonio della nostra città per l'impegno civile, per l'impegno professionale, per come ha esercitato le funzioni di magistrato e di cittadino di questa città. Accade che la memoria può essere spazzata via non più velocemente, rimanere in ricordo solamente le persone che hanno avuto il privilegio di incontrare. Credo che invece per chi amministra una città così difficile e complessa, ricordare una persona della nostra città anche in un tempo così ravvicinato, che mi rendo conto crea anche ferite, può creare sanguinamento, può creare ricordi, però per noi è bello, per noi è un fatto bello, tra l'altro Ida mi ha ricordato qualche giorno fa che oggi sarebbero stati 60 anni per Filippo, che se n'è andato molto prematuramente, ha sofferto anche tanto e ha lottato fino alla fine sempre con il cuore e la testa di magistrato impegnatissimo nella lotta al crimine organizzato, ma come avrò modo di dire anche alla fine, quando insieme al procuratore concluderemo questa giornata, io lo ricordo molto anche come un cittadino impegnato in tutti i temi della società in cui viviamo, della città, e quindi non è solamente il magistrato che esercita le sue funzioni. Quindi io credo che oggi è una giornata importante per la città e ringrazio molto la famiglia Beatrice, Ida, le sorelle, i figli per aver voluto insieme a me questa iniziativa, ovviamente condivisa dall'amministrazione, dalla giunta, però in questo caso devo dire è stata tutto anche una scelta mia personale, forse anche dettata dal fatto che ho conosciuto Filippo quando ho fatto il magistrato, quindi la vita per quanto può cambiare è difficile che mi è intervenuto tra quello che sei stato e quello che sei. Quindi davvero ti ringrazio molto per una giornata che immagino sentiamo tutti. Nessuno di noi dimentica anche la giornata intensissima quando Filippo se ne andava, quando tanti di noi lo ricordavano, ricordo anche, non perché qui presente, il discorso davvero commovente che fece in particolare il procuratore capo Giovanni. Quindi io in questa introduzione mi fermo qui, poi darò due parole sentite ovviamente alla fine, ma senza allungarmi troppo, la parola oggi soprattutto ai relatori perché abbiamo voluto ricordare Filippo parlando soprattutto di libertà. Questo è il tema, per questo che ci sono relatori così importanti, quindi oggi è anche una giornata di riflessione sui valori costituzionali, sull'impegno civile di magistrato e sulla lotta importante per la difesa della Costituzione che va anche attuata ogni giorno da parte di ognuno di voi. Quindi grazie per il cuore.